la fantasia. Fantasia! Si giunga fin qua o giù, portando la magia. La magia! E le tue gran virtù, con la tua allegria. Allegria! E tanta simpatia. Simpatia! Il mondo sognerà, principessa Gigi. Con la magia son qua. Allora, che cosa desideri ricevere da Babbo Natale? Un regalo da Babbo Natale. Certo, guarda. Prego. Prego. Fantastico, un regalo da Babbo Natale! Vuoi dire che sarà Babbo Natale a portarmi i doni sotto l'albero? Eh? Ora capisco, deve essere una delle usanze di questo mondo. Che cosa dice? A volte Gigi dice cose molto strane. Lo sanno tutti che i regali li porta Babbo Natale. Sì, certo. Allora, che regalo vorresti? Ma papà, non posso chiederlo a te che cosa voglio. Devo chiederlo a Babbo Natale, non è così? Come? Vuole chiederlo a lui? Signora! Signora! Che cosa c'è? Dimmi, tu sei davvero Babbo Natale? E mi prometti che mi porterai un bel regalo? Beh, ecco, io veramente... Ma smettila, non lo vedi che sta facendo la pubblicità al negozio? Già. Visto? Avevo ragione, io te l'ho detto che Babbo Natale non esiste. Ti sbagli. Tanto tempo fa Babbo Natale io l'ho visto con i miei occhi. Bugiardo! È la verità, era la vigilia di Natale e io avevo 5 anni. Mi svegliai nel cuore della notte perché dovevo andare in bagno. E tu chi sei? Che ci fai qui? Bambino, per favore, spegni la luce, non guardare la mia faccia. Perché no? Oh, capisco, tu sei Babbo Natale, non è vero? Cosa? Oh, sì. D'accordo, non ti guarderò, puoi voltarti adesso. Bravo, ragazzo. Prendi questo guanto e ricordati di metterlo sotto il cuscino ogni vigilia di Natale. Io ci metterò dentro un bel dono. Davvero? Sì, ma questo è un segreto fra te e Babbo Natale, quindi non dovrai mai dirlo ai grandi, capito? Sì, certo. Ma che cosa dici? Era un ladro. Non è vero, perché ogni volta da quella notte io trovo un dono dentro al guanto. E veramente ogni anno io trovo i regali di Natale dentro una calza. Perché ce li mette dentro qualcun altro, è evidente. No, non sono d'accordo. Io so per certo che Babbo Natale esiste davvero. Vero, papà? Sì. Credo proprio di sì. Io non credo ai grandi. Oh, andiamo, sono sicuro che se tu credi a Babbo Natale verrà anche da te a portarti tanti doni. Io non sono quello vero. Guarda, è finta, lo vedi, caro? Guardi pure. Questa è una lettera indirizzata a Babbo Natale. A me non importa nulla di ricevere i suoi regali, ma se Babbo Natale esiste davvero, dovrei avere almeno una risposta. Non è così, forse? Certo, Paul ha ragione. Io vi dimostrerò che Babbo Natale non esiste. Vedrete. Perché sei tanto testato? Lo sanno tutti che Babbo Natale esiste davvero. È una bugia, è una bugia. Io lo so che non esiste.
sono sicuro che non esiste, perché a me non ha mai portato nessun regalo. Poverino. Ehi, tu lo sai dove abita? Il suo nome è Paul. I suoi genitori sono morti quando lui era ancora piccolo. E adesso vive insieme a dei parenti. Babbo Natale dovrebbe essere giusto con tutti, però, eh? Sì, hai ragione. Che Babbo Natale deve venire soltanto alla vigilia di Natale. E poi alcuni bambini non ricevono regali. Forse Babbo Natale è un po' pigro e non fa il suo lavoro. Che cosa? Oh, è davvero sorprendente. Sentite, secondo questa enciclopedia, Babbo Natale ha cominciato a lavorare nel IV secolo, quando cioè San Nicola faceva dei doni ai bambini poveri. Che sciocchezze! Nel mondo della fantasia c'è da più di 100.000 anni e il personale di servizio passa porta a porta a portare i doni a tutti i bambini! Ma Coccoli, Babbo Natale di cui si parla qui non è quello che conosciamo noi. Dobbiamo assolutamente scoprire che cosa è successo a Babbo Natale. Sì, facciamo qualcosa, così potremo consegnargli personalmente la lettera di quel bambino. Già, l'avevo dimenticato. Non lo farai perché così potrai leggerla, vero? Io voglio scoprire cosa gli è successo perché voglio ricevere anch'io il mio regalo da Babbo Natale. Bene ragazzi, prima di tutto andiamo all'ufficio postale. Come hai detto, una lettera a Babbo Natale? Sì, l'ha scritta un ragazzo di nome Paul. Ma è un guaio, eh? Mi darai un bel lavoro se devo mettermi a cercarla. Guarda, quelle sono tutte lettere indirizzate a Babbo Natale. Tutte quelle là. Fammi un favore, di a Paul che farò del mio meglio per poterlo accontentare. D'accordo. Strano. Perché strano? Chi può sapere se quella lettera arriverà? Perché l'impiegato della posta ha detto che ci metterà lui. Stupido, come può un impiegato della posta conoscere l'indirizzo di Babbo Natale? Vediamo sull'agenda. L'ufficio segreto di Babbo Natale si trova sotto l'iceberg del Polo Nord. È impossibile per un postino arrivare fin là, eh? Non ti sembra? Ah, è vero. Bene, io lo scoprirò. Ehi, perché sono andati al magazzino? Dovrebbero andare all'aeroporto o al porto se vogliono andare al Polo Nord a Babbo Natale. Bene, scoprirò cosa fanno lì dentro. Piripiripi, piripirita, cara bacchetta, il tuo dovere fa. Il gatto rosso fammi diventare! Che cosa ne dici? È proprio lui. Quante lettere hai scritto finora ai bambini da parte di Babbo Natale? Questa è la 256esima, e tu? 301 lettere, non è facile fare il Babbo Natale. Ma pensa come sono contenti quando ricevono una lettera da Babbo Natale. Ora capisco come sono carini. Vediamo, io sono un bambino di nome Paul. Oh! Caro Babbo Natale, vorrei sapere se esisti davvero perché io non ho mai ricevuto regali da te. Oh! Ah, così sono gli impiegati della posta che scrivono ai bambini le lettere di Babbo Natale. Gigi, non trovi che sia molto commovente? È vero! Ma ragazzi, non credete che il vero Babbo Natale abbia il diritto di leggere le sue lettere? Ma chi potrà consegnare quelle lettere? Babbo Natale vive lassù, al Polo Nord! Beh, una persona c'è...
domani è la vigilia di Natale, finalmente. Avremo un bel da fare. Avanti, prendiamo solo le lettere dei bambini. Non prendete quelle che hanno scritto gli impiegati, però. No, no. Sarà un problema trasportare tutto questo peso. Ci penseremo noi. Non preoccuparti. So che non è bello rubare le lettere, ma è l'unica cosa. Non dovremmo preoccuparci di questo. In fondo le consegneremo al vero Babbo Natale. Ah, giusto. Partenza per il Polo Nord. Tenetevi pronti, ragazzi. Dove sarà l'ufficio segreto di Babbo Natale? Dice che si trova sotto l'iceberg e che sotto la luna i colori dell'arcobaleno. Guardate! Cosa hai visto? Sarà quello! Che Babbo Natale ci sia però, che fa i regali a tutti i bambini. Salve, io sono Gigi. Gigi? Non mi è nuovo questo nome. Hai forse a che fare con il mondo della fantasia? Qualcosa a che fare con il mondo della fantasia, ma lei è la principessa. Principessa? Sì, anche se non sembra. Allora, il mondo della fantasia si è risvegliato dall'ipernazione. Ehi, ma certo, ci siamo risvegliati tanto tempo fa. Babbo Natale, ti prego, mandami un regalino. Caro, che cos'è tutta questa eccitazione alla tua età? Era tanto che non vedevo Babbo Natale. Ma non mi sembra che stia molto bene. Perché? Quando il mondo della fantasia entrò in ibernazione più di 1000 anni fa, io continuai ugualmente a mandare regali a tutti i bambini. Mi ricordo ancora che a quei tempi questa macchina funzionava a pieno ritmo. Ma non durò a lungo. Quando la gente incominciò a perdere la speranza, la mia macchina perse potere, proprio perché il mondo della fantasia era scomparso dalla terra. E ora purtroppo solo una parte della macchina funziona, guardate. Ah, solo quella? Ma come potrei soddisfare i desideri di tutti i bambini del mondo? E poi chissà perché qualcuno decise che i regali dovevano essere consegnati solo alla vigilia di Natale, ma io non posso farcela in un solo giorno. Eh già, è impossibile. Credo che presto perderò il mio lavoro. No, non sarà così, perché ci sono molti bambini che credono a Babbo Natale. E dove? Ma in tutto il mondo. Dici davvero? Sì. Ma io sono troppo vecchio. Da quello che mi hanno raccontato, io so che Babbo Natale è sempre stato vecchio. Già, è vero. Visto, vieni con me. Dove mi porti? Vieni, guarda. Cosa sono? Queste lettere sono tutte destinate a te, e non è tu. Guarda un po' qui. Tutte mie. Proprio così, guarda. Tutti i bambini credono a Babbo Natale. Dici sul serio? Visto? Ma io non riesco a credere che tutte queste lettere siano mie. Invece è così. E queste vengono solo da un piccolo paese. Pensa a quanti altri bambini ci sono nel mondo. È vero, tante lettere, tanti sogni. Forse la macchina ritroverà il suo potere.
Torna alla vita, macchina dei sogni. Sicuro che potremo riuscire a consegnare regali ai bambini di tutto il mondo, ma faremo del nostro meglio. Siamo pronti? Partenza! Ah! Ma perché ti sei trasformata nel gatto rosso? Beh, perché Babbo Natale non può essere una ragazza. E poi perché tutti e due entrano di nascosto nelle case per fare il loro lavoro. Ma sì, sì. Tu non preoccuparti. Allora, prima di tutto c'è la casa di Otto. Ti stavo aspettando. Ti ho portato il tuo regalo. Ti ringrazio, ma quest'anno non voglio niente. Cosa? E perché? Perché quest'anno dovrei portarlo ad un mio caro amico. A lui Babbo Natale non ha mai portato nessun regalo. E come si chiama? Paul. È quello che ha scritto a Babbo Natale. Per favore, va da lui. D'accordo. Sei di nuovo all'opera, vero gatto rosso? Tu chi sei piuttosto? Non sei il vero Babbo Natale. Sono io. Lupin il ladro. Allora quella volta Otto aveva visto te. Ai bambini bisogna mantenere le promesse. Lui vive qui? Sì, ma sarò io a dargli il regalo. No, devo farlo io, lo ha chiesto a me. Oh, chi è quello? Babbo Natale! Ehi, voi! Chi siete voi? Ma chi siete? Ma qui che cosa sta succedendo? Siamo in quattro. Cosa fate, colleghi? Qui ho già consegnato un regalo. Separatevi e andate a consegnare regali in altre case. Vi vediamo! Hoca! Oh! Fantastico, la pietra del mese di dicembre in turchese, evviva, evviva! Significa successo!
so. Forse significa che il mondo della fantasia potrà tornare sulla Terra. Non lo so, questo non possiamo saperlo, caro, ma probabilmente questa bellissima pietra è un regalo che ci hanno fatto Gigi e Babbo Natale. Eh sì, eh già, sarà così, sì, sì. Proprio che continuerò a mandare regali ai bambini per tutto l'anno. I miei regali non sono solo per Natale, ma per tutto l'anno. Dal regno della fantasia, fantasia, sei giunta fin qua giù, portando la magia, la magia, e le tue gran virtù, con la tua allegria, allegria, e tanta simpatia, simpatia, il mondo sognerà, principessa Gigi. Con la magia sognerà.